Capitolo 10, signori, la dogana. Che poi, vabbè, devo vedere che tipo di dogana. Andremo a vedere, però, sti cazzi, godiamoci l'avventura. Per ora gioco che da quando c'è stato praticamente questo trasferimento in questo posto non varia più di tanto, cioè piuttosto uguale, se così possiamo dire. Tanto qua mi tocca calarmi per forza e andare di qui. Per favore, un livello esplorazione, ve ne chiedo uno solo. Prendo le vecchie note di carico della nave. Sembrano ancora in buono stato. Ehi, guarda qua. Sembra quello giusto. Esperanza, salpata da Callao, Perù. Carico di 800 barre d'oro, 1200 d'argento. Smeraldi, maschere d'oro, ornamenti. Wow, leggi lo spagnolo del 1500. Quindi non so... via. Ecco qua. Statua d'oro. Peso 20 a roba. Sono più di 2 quintali. Deve essere lui. Wow. Eccolo qua. Quella cosa mi dà un po' i brividi. Che palle che sei. Questa è l'ultima annotazione. È di qualcuno speciale? Cosa? Tua madre, no. Oh, già, penso si possa dire così. Pensavo fossi il tipo che ha una donna in ogni porto. Magari. No, questo era... No. Era l'anello di Francis Drake. Sai, l'ho ereditato, diciamo. Sic parvis magna. Dalle piccole cose nascono le grandi. Era il suo motto. Controlla la data. 29 gennaio 1596. Minchia, 450... 480 anni di anello, fantastico. Oh, è così che hai trovato la bara? Sì, esatto. Drake... però il 2006, quindi sicuramente aveva quasi 20 anni meno, però vabbè. Per chi è abbastanza intelligente da scoprirlo. Sì, bel tentativo. Ma andremo comunque sulla nave. Beh, temo che non ci avvicineremo più di così a Eldorado. Okidoki. Saliamo ste scale e andiamo a vedere cosa ci attende. Oh, belline ste candele. Spara per uccidere! Non lo sapevo, ma mai un pochino di calma. Vaffanculo, vai. E da questa parte! Meno male avanzavo piano perché da un lato me lo aspettavo. Dove sono sti stronzi? Ti vedo. Te la sei cercata, ma non è morto! Ma dai! Metto le bombe. Godo. Via. E te? Fuori. Who's next? Spara per uccidere. Va poi dove non dovevo tirarlo, tirata. Via. Sto bastardo con i razzi. Mi fa una cosa. No, devi metterti lì che... Oh, che due coglioni. Non mi uccidete Elena, per favore. Stanno arrivando. Dai lo stronzo con i razzi lassù. Preso. Aspetta, aspetta che c'è qualcun altro lì. Là sopra. Preso, vai. A posto. Ok, ricarichiamo. Via. E andiamo su. Qua c'è qualcosa da... No, non c'è niente da tirare. Non c'è niente da tirare.
Detta così suona malissimo, ma è la pura verità. Ci si può abituare a una cosa del genere? A bestemmiare così tanto? No, non ci si abitua. A parte che tu non sei un bestemmiatore seriale come me. Più che altro ti devi abituare a non bestemmiare quando stai registrando. Questo è... è un passo molto molto difficile da compiere. Ok, aprirlo l'abbiamo aperto, però io adesso voglio un attimo andare a vedere se c'è qualcosa qua sopra, magari evitando di morire. Certo che c'è qualcosa, ovvero due bombe, il pistolone con i razzi. Ma il pistolone con i razzi, ragazzi, ma dai! Dicevo, il pistolone con i razzi va bene, ma non ha tanti razzi. A me serve qualcosa che contenga tanti proiettili. Ok, via. Adesso ti chiudi però, eh. Ma hai fatto lo scherzetto, lo fai anche una volta che sono passato. Non vedo barche, Nate. Abbiamo perso un'occasione. No, eccola là. Dall'altra parte del porto. Andiamo. Ehi, sai che ti dico? Vaffanculo. Sto qui mentre tu ti fai i tuoi giri e poi torni a prendermi. Certo, non ho mai visto una persona così sfaticata nei videogiochi. Forse Roman Belli, che è il cugino di Nico in GTA 4. Del resto, ragazzi, mai nessuno. Ok, ok. Ma prometti di non muoverti. Per quello che vale. Bene. Buttare non mi posso buttare. Aspetta, ho trovato la soluzione. Questa. Via. Questo livello è troppo da Game Boy. Giuro. Ai. Bravo. Ero già pronto con X. E non il social. Vabbè. Battute a parte, andiamo avanti. Bene così. Bravo. Adesso non mi potete prendere. Cioè, è matematico che non mi possiate prendere, ma tanto poi mi prenderete qua dentro per forza. In trappola.